Caffè? Non vuole la prima pranzale? Stiamo già pranzando. Già pranzando. Signori, signore, venite, di appartamento 648. No, Dimitri, no, appartamento 648. Abbiamo chiesto il caffè la prima volta al ristorante, la seconda volta alla segretaria e la terza volta a lei, che adesso in tutto fa tre volte. Tre volte il caffè! Tre volte? Ma lei è lo stesso cameriere che ci ha portato la colazione in camera? Sì, signore, servizio in camera, sì. Adesso capisco molte cose. Colazione non buona? Deliziosa. Avendo chiesto cappuccino e cornetto, non ci aspettavamo di trovare uova strapazzate per tutte le Vuole uova strapazzate, prosciutto e pomodoro? No! Con il mio cappuccino? Solo caffè, grazie! Riccardo Dimitri! Liliana, carissima! Ah, c'è anche tua moglie! Si ricorda di me l'anno scorso a Rimini alla festa dell'amicizia? Lei è l'amica di Riccardo? Per carità, a Versalia! È la vicepresidente dell'ACIDA. ACIDA. Associazione Cattolica Democratica Apostolica. Lì per gli amici! Liliana, appunto. Voi dove alloggiate? Qui al Palace, naturalmente. Incredibile, una regista come te che sta in un hotel di lusso con la legittima moglie. Quanto tempo si ferma a Roma, signora Merloni? Fino a domattina, oggi c'è seduta notturna in Parlamento. Dobbiamo discutere un disegno di legge molto impegnativo, Dimitri? Chiodo fisso della Merloni. La pornografia. Naturale, con un governo così permissivo bisognerà pure che qualcuno combatta questa corruzione dilagante. Tu sei favorevole o contrario? Alla corruzione. Al mio disegno di legge. Ho due o tre emendamenti da proporre. Bravo, sette più, chissà che bel compitino hai preparato. Lo sa che ieri mi sono fatta 18 ore di violenza sessuale? Sarà svenita. Cara signora, questi siti pornografici sono di una sconcezza incredibile. Certe cose... Io la metà non sono riuscita a capirle. Sono sicura che mio marito non avrebbe capito neanche l'altra metà. Salute! Ci risiamo con raffreddore o lei? Per fortuna mi si invalige l'antistaminico. Anche mio marito è molto sofferente. Ma lo capisco. Caffè, 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 tre blicchi. Non ci deve essere un errore. No, e nulla, Dimitri, appartamento 648. Sì, siamo lì, abbiamo ordinato solo due caffè. Due caffè, due persone, tre volte. Uno, due, tre, picchi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, tazzi. Vogliamo due caffè. Altri due a cola. Sempre pasticcioni voi degli interni, Prego scappo, signora. Non mi fermate mai. Mi sono concesso un pomeriggio distensivo in attesa della maratona di stanotte. Magari qualcuno convincesse Riccardo a distendersi qualche volta. Gli enigisti non amano la distensione. Vedo la signora più tardi. Ah, ho sentito che siete al 648. Anch'io sto al sesto piano. Ci incontreremo di sicuro. Speriamo di no. Senatrice? Direttore? I signori hanno avuto il caffè. La sta svegli per un anno intero. Beh no, sono contento. E tu cosa farai oggi pomeriggio? Io ho detto, vado a teatro. Claro, ma che bello che era teatro. Dai, amaro! Era una portata nemmeno la zuccheriera! Zitto, per carità, se ti senti il cinese ci affoga nello zucchero. Oh, eccoci qua, signor Dimitri! Oh, finalmente! Non sono mica in ritardo, non è che è qua. Certo che non è in ritardo, ma non è mai in ritardo. Buongiorno, signora! Come elegante oggi, Mario. Il perfetto look di un perfetto segretario privato. Adatto per un ministero? Sì, anche per una cresima. Onorevole. È di cattivo umore. Caffè al Mario? No, no, grazie, sono già abbastanza nervoso. C'è una liquidazione a bar. Siediti, Mario. Se dovete parlare di lavoro, vado su a farmi bella. Mi basterà pochissimo tempo, signora. Grazie. Ah, e quindi ti spero di far capire. Mi ha fatto un complimento carino. Forse dovrebbe scriverli Mario i tuoi discorsi. Ti aiuterebbe a conquistare l'elettorato femminile. Allora Mario, il programma della giornata. Allora, alle 15 siamo a Palazzo Chigi. Prima verrà servito il caffè. Inizia la seduta. Il ministro degli interni ha proposto un emendamento circa i suoi emendamenti sulla proposta di legge della senatrice Merloni. Ha presente la proposta della sua legge. Ho bisogno che tu mi faccia un piccolo favore. Se posso. No, poi di te. Ho bisogno che tu mi prenoti un'altra stanza in questo albergo. Perché quella che avete è brutta. Ah, bellissima. E allora perché vuole cambiarla? Ma non la voglio cambiare, ne voglio un'altra. Per un paio d'ore, diciamo dalle 5 alle 7. Per lei e sua moglie? Oh,
mia moglie la c'era fuori nel corridoio. Mia moglie non c'entra, c'entra invece una ragazza. Che ragazza? Una ragazza. Ma no, 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 non è possibile, no! Ma che fai, Mario? Piano! Onorevole, non può! Nella sua posizione attuale! Ma dopo sarò sdraiato! Insomma, ma perché proprio qui, al palazzo? Perché posso? Io posso dove vivo, no? Se mi trovassero in un altro albergo, io non saprei come giustificare. La riunione di oggi, il palazzo chi? Chi te ne porta la riunione di oggi? Dì a Coppola di sostituirmi. Sono dovuto partire per un improvviso impegno elettorale. Ma è una palla paurosa, non se la beve nessuno, nemmeno a Coppola. Se deve dire una bugia, dilla grossa. Per un vecchio morto della politica. Allora, se il ministro degli interni viene a scoprire... Cosa vuole scoprire il ministro degli interni che ancora non trova nemmeno il suo ufficio? E sua moglie? Ma no! Lei a dirmi che devo distendermi? Devo prendermi delle distrazioni? Ma facciamo meno di si volta! Perché c'è lei si prende i suoi bei divertimenti, non credete? Davvero! Sai dove va oggi pomeriggio? No, a teatro! Ma non ha paura! È questo che mi eccita, dai! Da lì è pronta la bella camera dopo. Ma perché io? Dovrei andare io secondo te. Dai, dai un nome falso, Pasquale Pasqua. Come, scusi? Signor Pasquale Pasqua. Ma nessuno si chiama così. Ecco, di certe si chiama così. Il sadismo di certi genitori è senza limiti. E poi ricordati, più curioso il nome, più sembra vero. Anche questo è un vecchio motto della politica. Vai lì e prenoti una camera per te e la signora Pasqua. Io mi sento male. Se tu e la signora Pasqua siete di passaggio a Roma, venite dalla provincia, da Norcia. Da Norcia? Andate verso Como. La signora è rimasta dal parrucchiere e ci raggiungerà in camera più tardi. Hai visto che ci vuole? Ma si fida troppo dei vecchi morti della politica. Dai, no, ragazzi, su. Signore, ma la sua amica non può venire qui lei e prenotare da sé una stanza? Ma perché pure no, per l'ambiente politico? Ma non è così, quindi. È una delle segretarie della FAO, Susanna Rolandi. Susanna Rolandi? Anche non è tipo da passare lo sertano. Per la svelta, lo diciamo. Ma ormai è sposata. Meglio! Come merda, no? Siamo già sommersi dagli scandali. E lei sa quanto rompo i media, con una questione morale. E proprio adesso che ci siamo appena insediati con il nuovo governo. Appunto, approfittiamo. Andrà tutto bene. E quello che ha detto Formigoni prima di essere condannato. Io non faccio che pensare alla Ruani, capisci? Io sono settimane che aspetto un'occasione come questa. Perché non avete ancora... No, adesso... No, scusa. Non per farmi i fatti suoi. Non avete ancora... Che? No, non abbiamo ancora... Io divento pazzo se non lo faccio. La russa adesso non lo farebbe mai. Adesso non lo farebbe mai. Dimenticato zucchero. Vada via! Lo prendo a mano. Allora, fai bene attento, questo è il numero di telefono della Ruanda. Aspetta che tu la chiami per comunicarti il numero della stanza. Aspetta che io la chiamo? Perché non mi mando un WhatsApp? Scusi. No, non voglio lasciare traccia sul mio cellulare. Fallo tu, arriverai in pochi minuti, abita qui vicino. Guarda, avete fatto molto male a raccontare su di me. Lei e la signora Rolanda. Questa storia non mi piace per niente, io non faccio che pensare a sua moglie. Bravo, pensaci tu. Cerchi di corrompermi. Allora ti ordino di fare quello che ti ho detto. Scusa Mario, guarda, mi fa proprio. Noi siamo amici. No, no, lavoriamo insieme ma non siamo amici. No, non siamo amici. No, non lo siamo. No, 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 Mario. No, 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 Mario. No. E vabbè. Oh. E non ti preoccupare per il marito. L'ha spedito a Cortina a sciare. Allora tu la chiami, poi il numero della stanza, ricorda di portarmi la chiave. La chiave del problema, Mario! È in queste carte, noi tutti risolveremo, capisci? Oh, Natalia! Oh, no, no, no! Ma sei stupenda, ma è stupenda, non è vero, Mario? È eccezionale! Incredibile come può trasformare una semplice giacca. Non è la giacca, non è solo la giacca. No, 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 tu hai
una luce negli occhi, vistosa e luminosa, c'è qualcosa su. Non magari hai dovuto ventura l'arte, chi lo sa, magari. No, immagini, noi lavoriamo qui e lei ci tradisce con un bel fusto. Ma sto scherzando, sei più fedele tu dell'arma dei carabinieri. Ma che ne sai, potrei avere amanti a dozzine, tu non lo sapresti neppure. Volendo potrei andare a letto con Mario tutti i giorni. Non esageriamo. Con Mario! Ci credi? Fai male. Io ne sarei capacissima. Ma lui no! Grazie. Mi la disfottero. Come niente, Mario si porta a casa una ragazza diversa ogni sera. Se non fosse che a casa dormo in camera con mamma. Mamma un po' all'antica. Se il problema è tutto qui, che cosa fa oggi? Ho un sacco di cose. Appartamenti in compagnia di una bella ragazza. Non potrei mai. Perché? Tanto farebbe piacere per te. Mica tanto, ma nemmeno per soldi. Egoista. Tu sei al ministero e a teatro. Lascia che Mario si goda la stanza tutta per sé una volta che può. Ma che cos'è oggi? La zariglia. Mario, finisci il caffè. Sì. Poi proseguirò verso il ministero. Sarà una seduta movimentata. Beh, però proprio di sì. Ciao Mario! Ciao Mario! Buongiorno signora! Mi chiami Natalia! Buongiorno signora Natalia! Allora, prenoti che chiama, io faccio il giro di l'isolata e vengo a prendere la chiave. E ricordati, Pasquale Pasqua! Quando? Buona Pasqua! Mario! Ma sì! Per agosto, le giornate si accorciano. Ci siamo già! Pasqua, prova! Ciao Mario! Se dovessi cambiare idea, si faccia dare la nostra chiave. Grazie, no, no. Sì, grazie. Ah, grazie, ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario, scusi un momento. Finito caffè? Sì, sì, finito. Tutti e tre gli? Sì, tutti e tre. Vuole il tuo caffè? No, se mai più tardi, grazie. Beh, non allora se mi vuole favorire i documenti. Non io, non so io, chi ha mia moglie.
poi quando arriva col parrucchiere può lungire un altro. Parrucchiere? No, no, va bene, allora se mi vuole dire il suo nome. Certo, glielo dico subito. La famiglia! Ha detto il Natale. Grazie, 148, per favore. Ho dimenticato il biglietto del teatro. Oddio, mi dispiace. No, faccio subito. Natale. Signor Natale, mi vuole dire il suo nome, per favore, signor Natale? Natale? Natale di nome e di cognome? Sì, mi chiamo Natale Natale. Perché c'è qualcosa di strano? No, invece perché... No, era un giovane tradimestere con la camicia a vetra, no? Si chiamava Epifanio Epifania. Indirizzo? Norcia. No, poi basta, sono molto noto tra i norcini. Avrei bisogno dell'indirizzo completo. Sì, 25. 25. Via, via del corso 25, Norcia. Norcia, provincia di La Spezia. La Spezia è in Liguria, no? C'è in Liguria. Bravo, volevo vedere se l'ha preparato. La faccio subito accompagnare in camera. No, non la si preoccupi. Ma c'è Natale, mi scusa. È sua questa borsa. Ah, già, è vero, che è sbadato, grazie. Sì. Ah, no, 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 no. Non è sua. Certo che è ma mia. Ma non è sua, sono le iniziali, MG. Vero. E come mai? Come mai? MG. Medico generico. Il generico di Norcia. Di solito ci sono le iniziali del nome e del cognome. Ma mica potevo scriverci NN, scusi. Internet che fa i capricci, vabbè, però possiamo sempre consultare il giornale. Signora, scusa, potrebbe prestarmi il giornale, per favore? Solo un attimo. La signora vorrebbe consultare la pagina degli spettacoli? Guardi che la pagina degli spettacoli è quella. L'importante è chiamarsi Ernesto. Inizio il spettacolo alle 10:45. Grazie, la dice per casa che ora finisce. No, no, non lo dice. Ah, sì. Però il botteghino lo sa, non mi dà il numero. Guarda il botteghino 06454. Si possono aprire sconti per comodino per studenti, c'è anche il numero perché ancora meglio lo 06454. Mi dica, onorevole. Aspettate un caro amico, può controllare se è già arrivato.
chiama Pasquale Pasqua. Simpatico Pasquale, volevo solo fare un salutino e al volo. No, mi spiace. Come? Solo tre arrivi questa mattina, ma nessuno di nome Pasqua. Ma che razza di imbecille? Prego. No, non dice qual è. Adesso forse è meglio che vada a fare una telefonata. Meno male che almeno uno di voi lo sa. Così non doveva essere che posso fare improvviso. Ma non suicida. Sai che cosa faccio? Vado alla boutique dell'albergo, compro una stupenda camicia da notte sexy, tutta per te. Non le porto mai, grazie. Vado per la comprata, dottor Natale. Si diverta qui a Roma. Cosa non vado da Natale? Tutto olio come liscia. Appena arriva la tua signora, la faccio subito accompagnare in camera. Sì, grazie. No, no, dimentichiamo, direttore, mia moglie non è tipo che si ferma a salutare, una roba del genere, no? Lei è un tipo che entra dritta qui, dritta su, dritta a letto. È un tipo molto... molto, solo con me però, Gli altri uomini non le interessano per niente. È una misa, qua, invece di me è pazza. Ora vado su. Bello. Ah, direttore, sì, vorrei cambiare la stanza. No, non l'ho ancora vista. Non voglio nemmeno vederla. Guarda che lei è bellissima. Ti ha dormito anche il mago Silva. L'ha fatto scomparire una capatoria. Via del numero. È 650. Là. E la porta accanto è 648. La camera vicina. È proprio vicina a lui. Vicina a chi? All'onorevole De Viti, non è possibile. Ma lei conosce l'onorevole De Viti? No. Non so voglio conoscerlo, è un politico e io mi rifiuto di abitare in un albergo a 5 stelle con un uomo che oggi non è più Fabio Ciccio con i 5 stelle. Purtroppo non avevo camere libere. In tutti i casi, qualunque siano le sue idee politiche, io la diffido dal disturbare l'onorevole Di Vitti finché si trova nel mio albergo. Ciao! No, 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 no. Che fine fa? Ma no, meno male! E mandate il messaggio alla Rolanda? Non ancora, non ne vuole qui, non c'è campo. La camera l'hai prenotata? Ma... sì, ma è 650. 650? Accidenti, un po' caro, però... 650 è il numero! Ah, il numero! Lo faremo piano piano. La situazione è delicatissima. No, sei stato bravissimo. E invece no, lei torna al ministero, io chiamo la signora Rolandi e distico l'appuntamento. Ma sei qua zitto, vai nella 650 e ordina champagne e tartini al salmone affumicato. Grazie, dice che c'è la bocca dello stomaco. Sono contento. Ma lei si rende conto che la razza di trappola si sta ficcando? Sì, non vedo l'ora. Lei è un incosciente. Tutto bene, onorevole? Benissimo, l'ho trovato finalmente, sai? L'amico che cercavo. E lui? Ma lui? Proprio, sì! Non c'è proprio no! No? No, è quello che cercavo di spiegarle poco fa. Io e lei non ci siamo mai incontrati. Io e lei mai incontrati? Ma è vero che dicevo anche lei prima, direttore. Quindi lei non è Pasquale Pasqua? Il mio amico da sempre? No. Io sono Natale Natale, è il suo nemico, sapevo che sarebbe rimasto sorpreso, mi siedo un attimo. Sei incredibile, hai i denti, ma Pasquale Pasqua. Veramente? Ma che non c'è l'acqua? Ha detto Natale Natale. Sì, come dicevo prima al direttore, qui un Natale non può abitare porta a porta con un demite. Ma pare che ce l'abbia con lei. Eh sì, va bene, va bene. Ma si ricrederà? Molto lieto di aver fatto la sua conoscenza. Spero di incontrarla presto. Incredibile. Visto da dietro, è identico a Pasquale Pasqua. Se dovesse disturbarla ulteriormente, mi faccia chiamare, faccio intervenire la vigilanza. Serve, adesso devo andare a fare una telefonata. Prego. Ah! Dimenticavo! Un particolare molto importante che riguarda me. Io sono medico, medico, io, medico, io, medico, io.
MG, medico genetico. Ah, il miglior generico di Norcia. Non sta tanto bene. Ah, e credo che qualcuno dovrebbe ricordarsi di parlare di me con qualcun altro. È Natale, non è Pasqua. Natale è arrivato, Pasqua non verrà. Stavo parlando con uno dei vostri clienti, il dottor Natale. Potreste darmi il numero della sua stanza? Ho un problema e lui ha la cura da. Grazie. Baciami, un bacio a tutta la mia pelle. Come 650 è la porta accanto alla 648. No, niente, è comodo avere un medico a portata di mano, casomai il mio problemino sia questo. Signora, posso cambiare l'asciugamano di camera di bagno? Lo faccio presto, signorina, presto! Grazie, signora! Va. È Natale, sarebbe mi sbaglio, qui è Natale, ma quale fuso orario? Dottor Natale, appartamento 650, sono io, è l'ordinario dello champagne dei semplici, nel 1983 non io ricordo lo scrivere. Ah, lo champagne, sì, e anche delle tartine al salmone affumicato, sì, dottor Natale Natale, appartamento 650, grazie. Scusa! Io non sapere che camera già occupata. Lei è il nuovo signore di 650? Sì. Dottore e signora Natale? Sì. Camera solo per pomeriggio? No. Cioè, staremo 2 ore e mezzo. Vabbè, io cambierei asciugamano di camera di bagno. Sì, mi scusi, lei non è che farà su e giù tutto il giorno, vero? Oh no, io farei a leggi subito. Meglio così. Il dottor Natale, sono la signora Natale. Signora Natale, ma lo sa che il suo cellulare è stato occupato per sé? Sì, mi sta telefonando dall'albergo. Sì, faccia velocità, allora mi ascolti, lei deve raggiungere immediatamente la stanza 650. Sì, e appena lei arriva faremo appassionatamente l'amore. Ma non solo Riccardo. Appunto. Dicevo, appena lei arriva, sì, io me la squaglio. Che sadico. Lei dove si trova di preciso? A 648, naturalmente. 648, credo! Non è possibile. Come è entrata? Con la chiave. Ma lei è la moglie dell'onorevole De Mitri. So benissimo che ho sposato, ma tu con chi credevi di parlare? Ma come con chi? Salve, signora De Mitri, come va? Mario, come ti senti? Tutto sudato. Ah, che c'è? È la polacca. Io almeno. È la romana polacca. Io almeno, tutta polacca. È la romana senza perucchi. Che cosa vuoi? Io devo fare camera di letto. Sono camera, senza di letto. Senza di letto? Senza di letto, qui sono sofferenze. Ma
messo la camicia da notte color fragola, dice mangiami. Sono allergico. No, dottor Natale.
Natale deve firmare, ha detto che aspettare, non sparire. Lui è andato a stanza accanto 648. Sì, lo so. Lei, signore di 648, sì? No, ne si sbaglia. Dopo pranzo, in atrio. Lei ha ordinato 3 bricchi caffè con moglie. No, io non ho moglie e odio il caffè. No moglie? No. No caffè? No. Ma 648 sì. No, io sono la 650, mi chiamo Pasqua. Pasqua? Pasqua, sì. 650 Natale. Dividiamo la stanza. Oh. Sì, Natale è mio caro amico. Caro amico. Siamo buoni amici, tutto qui. Buoni amici. Amici. Ma lei somiglia moltissimo a Malito per bricchi caffè con moglie. No, io mi chiamo Pasquale Pasqua e sono a camera 650. Pasqua. Sì. Ma senta, oltre a Marito 3 bricchi caffè con moglie, le ricordo anche... Prego. Riccardo De Mitoli. Mai sentito. Tanto Pasqua Natale è la stessa cosa. Ok. Buoni amici, dividere tutto insieme, sì. Tipo interessante. Mi dia il suo numero di cellulare. Sì. Potrebbe tornarmi utile. Tipo così. Grazie. Guarda queste. Acqua in bocca. Con questi acqua in bocca a me e a tutta la mia famiglia. Sto arrivando. Ma quanto ci metti? Non trovavo il suo pigiama. Sbrigati, lumaca. Felicità. Le pillole. Ah, già. Pensavo fosse uscita e comprare un altro. Ma non resti a calmo, sono le prime armi come ruffiano. Scusa, no. C'è la camera, le pantofole, il pigiama è dentro, le pillole e la chiave. Grazie per starmi così vicino. Molto più vicino di quanto possa immaginare. Adesso vai a fare quello che devi fare. Come sarebbe? Il ministero. Mi accoppolo di presiedere una riunione. Ma dov'è la borsa? Quale borsa? La borsa, quella dove ho con me. Va bene. No, l'ho lasciata di là! Vai a riprendere. Ma devo proprio... Ma certo! Ricorda di lasciare la chiave in portineria. A noi due, Susanna. Adesso anche le pillole. Secondo te tutti gli adulti si divertono tanto? Ma perché lei si sta divertendo? Ma come una pazza! Scoppia il cuore. Se sei così eccitato adesso, che cosa farai quando saremo a letto insieme? Niente. Così fermo, immobile. Il massimo del mio rendimento. Non è successo niente di irreparabile. Ma succederà. Calmati su, andiamo. Ma dove? Nel tuo appartamento. Ma lasci che vado a vedere io. Perché voglio controllare che tutto sia a posto, voglio controllare la temperatura della stanza, la temperatura dello champagne, la mia. Voglio mettermi anch'io un pigiama color papaya. Preparare una scena romantica. Quanto ti ci vorrà? Un'ora. Un'ora romantica fino a questo punto. Ma dove? Ma di là. Ma non venga prima che la chiami io. Fai presto, tesoro. Io ti desidero. Io lo capisco, signore. Sento che mi verrà un infarto. Se mi viene, mi viene proprio qui in questa stanza, lo voglio vedere, spicco in porta con lo scandalo, perciò è meglio che me ne vado. Non ti verrà infarto. Ti batte il cuore, ma è l'eccitazione. Senti il mio, lo senti? Si agita. No, è fermo. Anche bello sodo. Allora, di là? No, non possiamo! Perché? Non saremo soli! C'è qualcuno? Sì, topi! Topi! Addozziti! Topi! Ma lo so bello! Perché per
pensava che i prezzi li scoraggiassero. No. Intanto si sieda qua mentre io vado a reclamare con il direttore. Ma che ti importa dei capi rossi di un cane? No, ma è uno scandalo! Capiamo un po' di scandalo noi qui! Adesso chi prende l'iniziativa? Facciamo testo croce. Lasciate andare, Mario. Rilassa. Io sono rilassatissimo. L'abbiamo già perso troppo tempo, non dire mai andare di là. Ma stiamo di qua, ma vedi Coppola, il ministero ha bisogno di me. E io ho bisogno di te qui, ora. Vai di là, spogliati e mettiti a letto. Rambo. L'altra? L'altra? Te la dico dopo? Come lo dici dopo?
Me lo dici no! Pronto, parlo con la Cina. Sì, sono Pasquale Pasqua. Sì, buon amico di Natale Natale. Devo recuperare la chiave della 640 che dovrebbe aprirmi. Non, come non può? Perché? Ah, ma se faccio una donazione per tutta la famiglia? Bene, allora l'aspetto qui alla 650, immediatamente. Che te ne pare della signora Natale? Povero caro, vieni. A proposito, non dovevamo chiamarci signore e signora Pasqua? Il Cinini ha preferito così, non... Io solo so perché. Pasqua, Natale, poco importa. Ho qui il mio regalino per te. Ah, lo posso scartare subito? No, solo dopo che avrò fatto il bagno. Sono arrivata di corsa, mi sento tutta accaldata. Mi piace, così accaldata. Sì, un po' sudata. Sì. Quello è stato bravo. Sì. Ma ci sarò! Ma non lo so se lo pensi, Adelina! Lo champagne mi sembra di esplodere! E allora esploderemo insieme! Sì. Riccardo! Dov'è il bagno? È lì. Ma chiamami Ricky. Va bene. Ricky. Sbrigati a prendere le pillole, intanto faccio scorrere l'acqua. Ricky. E poi ti dispiacerebbe insaponarmi la schiena? Schiena. E tutto il resto? Tutto il resto rallentando nelle curve. Il mare di schifo! Devo fregarmi dolce in questo mare! Ma come ci fa a resistere in una situazione di schiumogene? Presto! Signore Pasquale! Andiamo ad aprire la camera 648. Sì, certo, apri tutto. Ecco. Dove è adesso buon amico dottor Natale? Sei partito, non c'è più. Lei è amico anche cliente a stanza a casa. Oh, aspetta, non ci arrivo, ho bisogno di te. No. È pericoloso, come va? Niente. E lei è la moglie del dottor Natale. Signora Natale. Sì. Lei è molto bellissima. Oh. Dottore doppio gusto! Come doppio blocco! Ma che cosa dice? Vado alla prima posta! Tu! E veloce! Bene, grazie! Grazie, può andare, può andare. 648 stanza onorevole Demitri, sì. Suo amico, sì. Sì, molto amico dell'onorevole Demitri, ma anche della moglie! E lei è molto più buon amico di signora moglie o di signore Malletto? Vada lì! Se ne vada! Basta! Oh. E questa porta perché non si apre adesso! Tappi pure il bravo uomo e sparisca! Immaginate. Sicuro?
ma nel mio bagno? Mi sembra un po' troppo. Io l'avevo detto di starsene di là. Adesso capisco perché. Ah, dico impaziente. No, siccome dietro non ci arriva, stavo facendo io. Sto parlando con l'onorevole De Vitri. Sa chi è lei? Io vorrei sapere che lui... Come? Chi diavolo è il tuo amico? Tebbe. L'ho conosciuto al ministero. No, degli esteri. Sì, agli esteri. E io lo conosco? No, no, è un livello molto, molto basso. Insomma, di cosa si occupa? Il ragazzo del bar. Oh. E tu hai una relazione con il ragazzo del bar del ministero di? Sì. E perché sarà il mio bagno? Mi serviva l'acqua calda! A quest'ora lo prendiamo sempre il tè insieme. Io avrei tenuto la cosa molto ben nascosta. Adesso ho deciso di uscire allo scoperto. E te? No, lui è meglio se non esce. No, questo è troppo, è decisamente troppo. Senti chi fa? E allora lei? E la signora? Ma vogliamo fare paragoni con la signora Romano? È una creatura meravigliosa. Beh, anche te. Passiamo, Sani, adesso mi è giunto il ministero degli interni. E spedisci te dagli esteri, ma prima portami le pillole. Quali pillole? Quelle mie, la testa vino. Ma le ho portate io di là. No, quella la prendi di là. No, mamma mia, non è male che non le ha prese. No, ne ho prese sei. Come si sente? Ho voglia di uccidermi. Le pillole! Sì, scusami, tesoro! Sei cento! Che cosa fa? Champagne, caviale, ostriche per due! Ma io non ho ordinato quella roba! No, lei è 650. Questo per 648. No, ma sei una mazza pazzesca. Ah sì, molto buonissimo. Calo all'abbiato. È stato un shock. Queste dovrebbero essere quelle giuste, non è vero. Ah! Hai ordinato tutta quella roba? Sarei mai permesso. No, lui dottor Natale 650. Lo so. Dopo ci cosa per 648. Dove se ne stanno tendere. Scusi. Chi è se ne tende, amico suo? Tende suo amico? Si intende è molto amico mio. Anche lui suo amico? Sono il presidente del clan dell'amicizia. Non capire. Che non si scrive il clan? Vuoi questi che abbiamo appartamento a fianco 650? Lei Natale? Sì. Lei Pasqua? Sì. Allora perché voi 2748 e lui vestito senza niente addosso? Perché non si fa gli affaracci suoi? Chi mi fa le conto? Lo carica il ministero degli esteri. Fanciullo. Susanna è arrivata. Io me lo sento per merito tuo. Adesso sparite, tu e la tua amichetta spendacciona. Che paura! Siamo stati lì, Riccardo che dimentica le pillole. Adesso pensa che io ho una relazione con il marito degli esteri. Oh, vuoi sicuro che Riccardo è andato al ministero? Io potrebbe sempre tornare indietro. No, avrà il suo bel da fare per tutto il giorno. No, Dimitri, guarda, dopo questa doccia fredda, il fuoco si estende. Non preoccuparti. Sono brava, sai, ad attizzare i ramoscelli bagnati. Prese le pillole. Però sai, ho preso anche un bel colpo. Perché? Ma sai che ho trovato in bagno? Giri! E che male c'è? Strofinava la schiena un barista di est. Wow! Facciamolo anche noi! Ma sì, facciamola anche noi, brava! Strofiniamoci! Strofiniamoci anche noi! Forse sarà meglio vedere il cartello non ti sono. No, prendi! Mi ha
a letto? No, le cose più si desiderano meglio, Sì, poi c'è un figurato. Non ti faccio. Va bene. Ma voglio ricordarle che lei si trova qui con sua moglie. Lo so, è nella stanza accanto. Le sarei grato se tornasse da lei. Abbiamo avuto un piccolo bisogno. E subito! Abbiamo proprio litigato. Subito! Sono rimasto chiuso fuori. Mi lasco! Pasqua. Ah, prego. Ma. Tutti i giorni nella tasca! Che voglio stare tutti i giorni, sono fresco! Oh no! Oh mio Dio! È tornato! Ma meno male che c'è qui lei! Questo maniaco voleva sequestrarmi! Ma per Natale! Ma sono Jack, vorrà dire! Sembrava normale, gli dice, vuoi mai evitare che camera sua e mai chiusi in bagno? Ma è vero! Ma perché se è vero? Voleva spiegare il funzionamento del Ministero degli Esteri, soprattutto la zona del mare. Lei è richiuso quando prevono dei vetri del bagno. Credevo ne avesse bisogno. Mi dispiacerebbe asciugare la faccia. Vada via, brutta spacciata! Si faccia una doccia gelata che ne ha bisogno. Porca miseria! Chi era qui? Quella bella signora. Era moglie del dottor Natale. Voleva violentarmi. La signora Natale? È una ninfomane. È una ninfomane? E a me lo chiedo. Mi ha costretto a terminare la schiena. Oh Maria, va a questa ce l'aveva lui in testa quando ne ha sapesso. Anche queste aveva. Guardi, guardi che pezzo di mostro. Oh Maria. Sistemare la camera del onorevole Dimitri. E non c'è sì! Adesso io vado in camera. E se trovo qualcosa che non va. Ma non ce l'ho! Sei venuto! Mi non anche questo! Girini! Che buffo incontrarci qui! E con la stessa viso, poi! Ma che altro, Rita? La situazione si diventa complicatissima! Quando l'onorevole De Vitti scopre che il mio amichetto è sua moglie. C'ho la moglie di Riccardo. Eh sì. Ma non era uscita. È tornata. Ma fare che? Non si preoccupi. Qualunque cosa fosse, non l'ha fatta. Lei si riveste, io chiudo gli occhi e poi usciamo. Grazie, grazie direttore. Veramente mi ha salvato. No, non si preoccupa l'onorevole, il dottor Natale se ne andrà via subito adesso. Piuttosto mi dispiace per questo spiacevole incidente. No, ma sono cose che... il prezzo della notorietà. Vedo che la prenda molto sportivamente. Alla sala lo champagne, una pezzetrina. Come come da? Ah, antistamini con la pillolina quella. La pillolina della felicità. Quella blu? La bianca. Attento però. Attento. Come la fa? Che sciocca dentro.